video, sto approfittando del brutto tempo, infatti qui sta diluviando, per registrare qualche nuovo video. Ho appena filmato questo trucco. Questo video è un video un po' particolare, un video speciale, cui tenevo tantissimo. Vi parlerò del mio shopping bio, alla Reggia del Bio. Finalmente nella mia città hanno aperto una bioprofumeria, un negozio che rivende prodotti bio, prodotti per il corpo, per il viso, anche per la casa, incensi e profumatori per la casa, make-up, insomma un pochino di tutto. Voglio salutare e mandare un grandissimo bacio alle proprietarie, che sono Carmen, Carla ed Esther. Un bacio a voi, sono disponibilissime, per chi è della zona io vi consiglio vivamente di farci un salto. Vi lascerò giù nell'info box il link a Facebook, ad Instagram, e per chi come Elena del canale Makeup Spice, delle spie del makeup, che saluto e mando un bacio anche a lei, mi ha chiesto come potevo ordinare da loro, vi comunico che a breve ci sarà la possibilità di ordinare anche da loro mediante il loro sito e-commerce, che vi lascerò comunque nell'info box, ma sarà attivo questo servizio a breve. Vi volevo far vedere un pochino che cosa avevo preso. Devo dire però che le tre ragazze mi hanno totalmente viziata e coccolata con molti omaggi. Inizierei subitissimo a parlarvi dei prodotti. Per prima cosa vi voglio mostrare quest'acqua micellare qui di Avril, un'acqua micellare all'aloe. In realtà io volevo provare quella di Sobio, però devo dire la verità, nessuno aveva mai parlato di questo prodotto, quindi ho voluto provare. Come potete ben vedere, il livello è un po' sceso, quindi l'ho già provata e mi ci sto trovando veramente tantissimo. Molto buona, ottimo prodotto, costa meno di 10 euro. Strucca tutto, anche l'eyeliner, non brucia per niente gli occhi, ha una profumazione delicata. Si tratta di 500 ml di prodotto, quindi voglio dire anche abbastanza prodotto, vi durerà anche un bel po'. Mi ha incuriosito parecchio perché sento parlare tantissimo dell'acqua micellare Sobio all'aloe. Questa invece mi risultava nuova e ho voluto provarla. Direi che ho fatto veramente bene, perché è un prodotto validissimo che mi sento di consigliarvi. Poi, altro prodotto che sta diventando la mia, cioè è diventata già la mia crema mani preferita, infatti potete vederla, l'ho già postata su Instagram e seguitemi anche lì con il nick Lilla Cupcake, se vi va. Sto parlando della crema di Alchemilla. Questa è una crema all'aloe, sì, all'avena e alla camelia. Ottima, veramente, non unge, si asciuga subito, ne basta una pochissima quantità. Dicevo, è un'ottima crema, la sto usando praticamente ogni giorno, la porto con me in borsa. Sono 100 ml, ha una profumazione molto delicata, così come l'acqua micellare, non hanno una profumazione intensa e fastidiosa per niente. Poi ho preso, scusate, un po' sporco, quindi anche questo, come potete vedere, lo sto usando, il fondotinta Sobio nella colorazione 03. Io ho utilizzato anche la BB cream della Sobio, quella texture normale, la numero 1, ma devo dire che questo è, mi piace molto di più, perché è forse un pochino meno coprente, ma copre comunque tantissimo, però è molto più leggera, meno pastosa, mi secca meno la pelle, lo sento anche meno pesante sul viso, anzi veramente il fondotinta migliore che io abbia mai provato. Oltretutto è bio, tutto quello che vi faccio vedere è bio, quindi senza siliconi, senza parabeni, senza schifezze o petrolati o PEG o polimeri sintetici, veramente un ottimo prodotto. Poi ho preso questo addolcilabbra di Alchemilla, profumazione alla cannella, veramente un prodotto molto carino, piacevole da sentire sulle labbra, perché ha questo retrogusto alla cannella ma non è fortissimo, si sente infatti poco. Dicevo, questo burro cacao per questa stagione è perfetto. Io utilizzavo quello della Vivi Verde ma non aveva profumazione. Si nota tantissimo la differenza di quando utilizzate un balsamo labbra, un prodotto labbra con siliconi e invece naturale. Io oramai utilizzo solo prodotti bio e veramente mi sento le labbra idratate. Non dovete rimetterlo più volte, perché non ha paraffina, non va a creare una patina lucida sulla bocca, ma va veramente ad idratare a fondo le vostre labbra.
Quindi davvero un prodotto consigliatissimo questo qui di Alchemilla. Ci sono varie profumazioni, ad esempio cioccolato bianco, menta, lime. Io ho voluto provare la cannella perché mi piace tantissimo la cannella e mi dà l'idea molto di profumazione autunnale, invernale, quindi lo trovavo perfetto come gusto per le labbra. Ho preso un correttore che desideravo da tantissimo e l'avevo visto da Marta, che è Sweet Beauty 1990. Un bacio a te Marta, ciao! Ed è il correttore numero 08 di color caramel. Questo è praticamente quasi introvabile anche su internet, quindi sono stata felicissima di trovarla da loro, la Reggia del Bio. È un correttore, come potete vedere, molto molto aranciato, perfetto per coprire le occhiaie. Pur essendo bio mi dura tantissimo, l'ho già provato, mi dura tutta la giornata, lo tampono con un pochino di cipria, sempre bio, veramente un ottimo prodotto, sono 3,5 grammi, penso che durerà anche abbastanza, non ha una profumazione ben specifica, solo la texture è molto cremosa, basta un poco riscaldarlo col polpastrello e si stende in un attimo. Ci sono varie colorazioni, simile a questa è la numero 12, ma ci tenevo tantissimo a provare la numero 8 proprio perché l'avevo visto da Marta, avevo sentito parlare proprio molto molto bene di questo prodotto ed ero curiosa. Ebbene, ho fatto perché davvero è un ottimo correttore. Ho preso questa matita qui di Neve Cosmetics, che è vino, la uso in combo con il 914 di Kiko della linea Smart Lipstick, che è il dupe del Rebel di MAC, ma questo dicono che sia il dupe addirittura del Diva di MAC. Chi mi segue lo sa che io adoro le pastello e anche Carmen lo ricordava perfettamente. Sono stata contentissima di trovare questa matita perché sul sito mi sembrava un po' troppo scura e mi faceva piacere provarla dal vivo, quindi doppiamente contenta di aver trovato questa matita nel loro negozio. Passando alla miriade di campioncini che mi hanno dato, perché sono dolcissime e gentilissime tutte e tre: esotica nutriente protettiva di Neve Cosmetics, questa già l'avevo provata in precedenza ed è una crema dal profumo un po' intenso, devo dire la verità, però è ottima, mi ci trovo benissimo. Curiosissima invece di provare l'emulsione viso preventiva di Biofficina Toscana e la crema viso eodermica di Alchemilla. Infatti qui potete trovare in questo negozio anche Biofficina Toscana e vi lascio qui magari il link del video dei miei preferiti del mese passato, in cui potete vedere il siero e il contorno occhi di Biofficina Toscana, che potete trovare alla Reggia del Bio. Poi di Pure Karité una crema Hair Styling Cream di Pure Karité, l'ho già provata, disciplina benissimo i capelli. Passando poi al resto dei vari omaggi, vi faccio vedere questo ombrettino qui Collier, fantastico, davvero molto molto sbrilluccicoso. Ho intenzione di fare un make-up con questo ombretto perché già l'ho provato, una sorta di duochrome su base viola e argento con delle perlescenze bluastre. È veramente molto particolare, molto luminoso, anche da solo è perfetto come ombretto. Questo pennello non l'ho ancora utilizzato proprio per farvelo vedere, che è il Mind Tapered di Neve Cosmetics, cicciotto molto morbido per le polveri. Questo pennello è morbidissimo, non vedo l'ora di provarlo ed è già al tatto così morbidissimo. Mi hanno direi riempito, coccolato e viziato di mille omaggi, gentilissime, sono davvero disponibilissime. Questo quindi era il mio shopping bio, vi ricordo il link qui sotto del negozio La Reggia del Bio, mi raccomando, chi è della zona andate a dare uno sguardo perché davvero merita, non solo le proprietarie sono gentilissime e disponibilissime, ma rivendono dei prodotti che difficilmente si trovano in commercio, se non online, e ovviamente sono dei prodotti validissimi, sono dei prodotti bio, non hanno siliconi, non hanno parabeni, non hanno PEG, polimeri sintetici o derivati del petrolio, quindi ovviamente sono degli ottimi prodotti.
vi ricordo che presto sarà disponibile il servizio per la spedizione, quindi Elena, tranquilla, potrai ordinare da loro. Spero di avervi dato un piccolo aiuto sullo shopping bio e di avervi tenuto un po' di compagnia con questo video veloce e chiacchiericcio. Mando di nuovo un bacio a Esther, Carmen e Carla. Un bacio a voi, tanto ci vediamo presto, praticamente tutti i giorni. Fatemi sapere cosa ne pensate dei prodotti, se li avete già provati. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi va. Iscrivetevi anche su Instagram, sempre se vi va. Noi ci rivediamo al prossimo video. Un bacio grande, ragazze, ciao!